Ciao da AFSIM! Dalla presentazione di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juventus Under 23 in conferenza stampa con Federico Cherubini, con Fabio Paratici e con Andrea Agnelli traiamo veramente tantissime, ma tantissime indicazioni di contenuto sulla Juventus, parlando di mentalità della Juventus, parlando di progetto Juventus e del futuro della Juventus. Io ascolto o leggo sempre tutto quello che dice Andrea Agnelli, anche perché parla di rado molto poco, quindi ci facilita in questo compito, ma soprattutto perché lo ritengo una delle persone migliori al mondo da ascoltare. Per me è quasi un mentore, è veramente un riferimento assoluto, lo ritengo un grandissimo presidente. Da questo punto di vista sarò di parte nel giudicare le sue parole, il suo intervento e quindi tutto quello che questa presentazione di Pirlo ci può dire, ci può far capire, ci può raccontare. Però dobbiamo veramente dire tante cose e non ritengo neanche di essere all'altezza ogni volta che devo commentare le parole di Agnelli, perché non sono in grado sinceramente di darvi dei contenuti ulteriori e migliori, basterebbe ascoltare quello che dice lui. Però ci sono anche cose che Agnelli non ha detto e ci sono anche le modalità in cui ha detto determinate cose. Sulle cose che non ha detto Andrea Agnelli vi suggerisco una lettura molto interessante di Lorenzo Bettoni su Il Bianconero, che va appunto ad analizzare le parole di Agnelli in presentazione di Pirlo dicendo che c'è il detto e c'è il non detto. Per esempio, non è mai stato pronunciato il nome di Maurizio Sarri. Mai. Questo non detto, insieme ad una serie di altri elementi, ci può far capire tanto, ma forse non tutto, di quello che è l'obiettivo della Juventus, di quello che è il cammino della Juventus, che comincia già adesso, ma che potrebbe vedere dei risvolti importanti veramente anche a breve termine. Non sto dicendo che Sarri sia in bilico, ma certamente la partita contro il Lione può essere anche una partita decisiva, perché bisogna assolutamente andare ai quarti di finale. E Agnelli ha parlato anche di questo. Ha detto adesso siamo completamente concentrati, mentalizzati sull'obiettivo Champions League. Sarà una partita durissima, sarà una partita durissima, l'ha ripetuto due volte, ma andiamo ovviamente ad affrontarla con il massimo della concentrazione e dell'impegno, sperando di staccare il biglietto per le Final Eight a Lisbona. Quindi è decisiva quella partita, è molto importante ovviamente per i conti della Juventus, per diciamo gli obiettivi sportivi della Juventus, ma per tutto quello che riguarda il futuro e il presente della Juventus. Sarri può saltare se viene eliminata la Juventus dal Lione? Diciamo di sì, è possibile. Subentrerebbe Andrea Pirlo? Sembra un po' frettolosa come cosa. Però quello che è stato, il modo in cui è stato presentato Andrea Pirlo ci fa capire che una cosa fondamentale, subito bisogna dirlo, una cosa fondamentale, che il cammino di Andrea Pirlo come tecnico all'interno della Juventus è già delineato, è già segnato, ma lo hanno praticamente detto. È stato chiesto ad Andrea Agnelli e lui ha risposto. Ha detto il percorso Under 23 prima squadra deve valere per i giocatori, ma deve valere anche per l'allenatore. Poi è chiaro che si va sul campo e si va a lavorare e si va a dimostrare quello che si vale e se si merita una determinata, un determinato palcoscenico. Che Pirlo ha scelto con grande entusiasmo, ha rinunciato a suo dire ad offerte dalla Serie A e dalla Premier League. Poi magari non si sarà trattato di squadre in lotta per l'Europa, magari di squadre che dovevano salvarsi, ma rispetto alla Serie C non è comunque meglio? Evidentemente è stato rincuorato e ha ricevuto garanzie in tal senso. Cioè gli è stato detto, caro Andrea, vieni, non ti diamo tantissimi soldi che potresti prendere subito da una squadra di Premier League o da una squadra di primo livello in Serie A, ma hai la garanzia che se lavori bene diventerai l'allenatore della prima squadra della Juventus. Ed è una cosa che sicuramente può dare entusiasmo a noi tifosi, però concentrandoci e calandoci in questo specifico momento storico, pensate la pressione addosso che in questo momento ha Maurizio Sarri. Con una postilla, poi andiamo ancora perché ci sono tante cose da dire, e cioè che quando Sarri è stato presentato, lo ricordate? Mi pare fosse il 20 di luglio del 2020, Andrea Agnelli era in platea, non andò sul palco. Qui invece Agnelli ha parlato prima, durante e dopo le parole di Pirlo. È intervenuto continuamente, è stato presente quasi come una presenza principale. L'attore protagonista della conferenza stampa è stato Andrea Agnelli, non Andrea Pirlo. E non solo questo, ma anche vedere Maurizio Sarri che un'ora prima di questa conferenza stampa fa la sua conferenza stampa pre-Juventus-Roma in un clima dismesso, quasi come se fosse l'apertura del concerto, ma poi viene il pezzo forte, fa anche un po' tenerezza. Come a dire, in questo momento chi è l'allenatore principale della Juventus? Quello della squadra principale o quello della seconda squadra?
Poi ci sono tante altre cose interessanti che sono state dette da parte di Agnelli, da parte di Pirlo. In particolare da parte di Agnelli il discorso sulla progettualità e sulla mentalità sicuramente è importante. Ecco, per esempio ha detto: è stata una stagione assolutamente difficile, una stagione difficilissima, durissima, ma che non è stata capita fino in fondo, ma alla fine nell'Albo d'Oro scrivi chi ha vinto, senza asterischi che rimandano al fatto che appunto si è trattata di una stagione molto molto difficile. Però ha voluto sottolineare anche un'altra cosa, che è stata difficile anche perché prima della pandemia la Juve aveva cambiato 13 componenti dello staff tecnico, senza nominare Sarri, ha detto questa cosa, e compresi anche il nutrizionista e tante altre figure che sono minori, che sono secondarie, che non balzano all'occhio, che non conosciamo volti e nomi, ma ha detto un gruppo squadra, una società vincente fatta anche di sinergie negli sguardi. Ricalibrare, ha usato questo termine, dando merito a Nedved, a Paratici e a Cherubini, questo tipo di mentalità, questo tipo di sguardi, questo tipo di sinergie, è stato un lavoro importante e proficuo che ha fatto andare oltre la Juventus il fatto di aver cambiato tanto, compreso, ripeto, Maurizio Sarri, che però non è stato mai nominato. Poi per quanto riguarda il progetto Under 23, ha detto è un progetto in cui crediamo da sempre, ha detto addirittura fin da 10 anni fa che sono arrivato io come presidente, anche se siamo solo alla seconda stagione, siamo partiti, ha detto Paratici, in fretta e furia, perché ci fu comunicato con pochissimo anticipo che avremmo potuto partecipare alla Serie C, abbiamo scelto Zironelli perché conosceva la categoria, poi abbiamo scelto Pecchia perché conosceva l'ambiente e aveva un calcio propositivo, e adesso siamo andati su Pirlo per una questione proprio di crescita in contemporanea tra allenatore e giocatori e guardando al futuro. Ma poi soprattutto l'obiettivo dell'Under 23 è questo, e qui vediamo anche la mentalità della Juventus che ha delineato Cherubini, è quello di portare stabilmente 2-3 giocatori all'anno in prima squadra. Perché c'è anche l'investimento economico sulle giovanili, e queste giovanili possono, devono fruttare a livello proprio di organico, di organico della prima squadra. Non andare più necessariamente a fare acquisti sul calciomercato per giocatori fondamentali, ma avere i giocatori chiave direttamente in casa, come fanno tanti grandi club. E quindi in questo senso il paragone che è stato proposto a Pirlo di lui come figura in qualche modo parallela a Zidane e a Guardiola è felice, e lui stesso ha accettato questa etichetta, ha detto tutti vorrebbero fare il percorso che hanno fatto Zidane e Guardiola, da calciatori di grandissimo livello ad allenatori di grandissimo livello nelle squadre, partendo nelle squadre che, dove avevano fatto vedere le cose migliori. Però ovviamente ci vuole tempo, lui però il tempo se lo dà, il tempo se lo sta prendendo, il tempo lo avrà alla Juventus, e quindi ripeto, è un percorso sostanzialmente già delineato, e vedete faccio veramente fatica a reperire tra gli appunti che ho preso tutte le cose più importanti da dirvi, perché in quella mezz'ora c'è tutta la Juventus, in quella mezz'ora di conferenza stampa c'è veramente tutto. Però dicevo, la cosa fondamentale mi ha colpito di Cherubini è questo discorso di portare giocatori in prima squadra. Poi ha anche detto che comunque talvolta questi giocatori vengono anche ceduti, e anche questo è un modo di valorizzarli, vengono valorizzati attraverso il mercato, visto che comunque c'è un investimento importante, ma l'obiettivo è appunto quello di rendere la Juventus una squadra che si autogenera a livello di organico di calciatori. Per quanto riguarda gli allenatori, stessa cosa, a questo punto stessa cosa, con Pirlo che ha spiegato il legame con la famiglia della Juventus. Ha detto sicuramente io il meglio, il di più, proprio a livello quantitativo l'ho dato con il Milan. Però mentre con la Juventus è rimasto il legame fortissimo, anche quando sono andato a New York e quando poi sono tornato e praticamente non ero più nel mondo del calcio, perché la dirigenza è rimasta la stessa. È rimasta la stessa progettualità, c'erano le stesse persone, forse anche a livello di dipendenti. Allora c'è stato sempre un contatto, sono stato sempre in contatto. Mentre con il Milan è rimasto solo Maldini, ma Maldini lo conoscevo perché era mio compagno di squadra, non era dirigente quando io giocavo. Quindi la discontinuità progettuale del Milan è stata il motivo per cui Pirlo al Milan non ci ha proprio pensato. E ringrazia la Juventus, con il bentornato tra l'altro di Andrea Agnelli, per avergli dato questa opportunità di cominciare come allenatore. E da questo punto di vista voglio fare un attimo una piccola parentesi che vi ho già fatto. Entusiasmo per Andrea Pirlo, allenatore della Juventus Under 23, con prospettiva di diventare allenatore della prima squadra. Sano, legittimo, comprensibile anche da parte mia, tantissimo tra l'altro. Però andiamoci piano, perché secondo me Andrea Pirlo è un predestinato. E nel calcio è anche così, ci sono veramente dei personaggi, delle persone, degli allenatori, dei giocatori che sono predestinati, quindi a certi livelli ci arrivano quasi di inerzia. Però quello che ha dimostrato sul campo non è automaticamente nel suo bagaglio da allenatore,
Cioè, da allenatore deve ricominciare da capo. Non è che siccome è Andrea Pirlo, allora faccio l'esempio di Ciro Ferrara, perché Ciro Ferrara come difensore è stato fortissimo, è stato un giocatore fortissimo nella storia della Juventus e non solo, come allenatore non ha avuto la stessa fortuna. Per fare un esempio infelice nella storia della Juve, è così come abbiamo avuto grandi allenatori che da calciatori non erano così bravi. Io ripeto, non ho dubbi su Andrea Pirlo, ma basta sentirlo parlare. Ha detto: io non sapevo cosa volevo fare. Ho detto: iniziamo a fare il corso a Coverciano per allenatore perché mi può servire. Man mano che studiavo, mi partiva l'entusiasmo. La notte, invece di dormire, posizionavo i giocatori in campo. Che meraviglia! Quando ti arriva la vocazione che devi fare qualcosa e tu hai la lucidità, l'intelligenza e il cuore, direi anche il cuore, di seguire quello stimolo e di andarlo a fare. Quindi, da questo punto di vista, Pirlo esemplare. E poi ha anche parlato di contenuti. Romeo Agresti, ottima domanda da parte sua. Il modulo, dice: modulo ce ne sono tantissimi, ce ne possono essere tantissimi, ma l'essenziale non è il modulo, è l'occupazione degli spazi. L'occupazione degli spazi, ovviamente, con i giocatori che si mettono a disposizione dell'allenatore e che poi vanno in campo ad occupare gli spazi nella miglior maniera possibile, facendo gioco propositivo. Anche questo, il carattere identitario del gioco, le mie squadre, la mia squadra dovrà giocare bene. Mi aspetto una squadra che lotterà sempre per vincere, ma che punterà sul possesso e sullo strapotere, sullo stradominio fisico, o meglio, scusatemi, sullo strapotere, diciamo, in campo, più che fisico, proprio tecnico, tattico, cioè la squadra che tiene il pallone, la squadra che domina. Tante cose odiavo da calciatore da parte dei miei allenatori, che però mi hanno tutti dato tanto: Ancelotti, Lippi, Conte e Allegri, esattamente in quest'ordine, e cercherò di non riproporle come allenatore. Ho le idee molto chiare su questo, quindi Pirlo si proietta veramente tanto in avanti, e questo, ripeto, ci può dare grandissimo entusiasmo, nonostante poi dobbiamo comunque aspettare e vedere che cosa saprà fare, ma ripeto, con pochissimi, veramente pochissimi dubbi. Allora, prima di una piccolissima postilla su un'altra questione molto importante, sempre nell'ambito della mentalità della Juventus, che cosa possiamo dire in conclusione su questa conferenza stampa, su questa presentazione? Ripeto che quasi quasi Sarri impallidisce, cioè inevitabilmente a questo punto ha una pressione addosso immensa, perché magari Pirlo veramente allenerà l'Under 23 per un anno, per 2 anni, come è giusto che sia, facendo il suo percorso. Ma Sarri saprà e dovrà sapere, e sa inevitabilmente, che ha già il sostituto in casa. Ha già il sostituto in casa. Se le cose vanno male, subentra Andrea Pirlo. Magari non subito, all'inizio della stagione successiva, ma così sarà, perché il cammino è segnato. E metterci la faccia, il fisico, la presenza personalmente da parte di Andrea Agnelli è un altro significato nel silenzio. Cioè non è nelle parole, ma è nelle scelte, nei gesti, e cioè sono io presente in questo momento per dare proprio la consacrazione a questa scelta, che è una mia scelta evidentemente da parte di Agnelli, e che punta in chiave futura ad una Juventus che sa già dove vuole continuare ad andare. Queste sono le sensazioni proprio che mi vengono, ma veramente ci sarebbero tantissime altre cose da dire. E allora un'altra piccolissima cosa da dire, perché Andrea Agnelli è un grande straordinario davvero. Mi dispiace non riuscire ad essere abbastanza critico ed equidistante, ma non ci riesco. Cioè, per me è veramente un idolo sotto molti punti di vista, anche con i suoi difetti, anche con i suoi errori. Però un altro grandissimo a livello di dirigenza della Juventus è uno che forse non conoscete, o che se conoscete avete probabilmente sottovalutato, che è Stefano Bragin, responsabile della Juventus Women. Voi mi dite: ma cosa c'entra adesso? Abbiamo parlato di mentalità Juventus. Volevo spiegarvi proprio brevissimamente, anche rispetto a chi non conosce bene la mentalità della Juventus, perché magari non è juventino e si approccia a questo video, a questi contenuti, che cos'è la mentalità della Juventus, perché la Juve vince. Lo ha spiegato Stefano Bragin ieri in un video pubblicato su Juventus TV a margine della consegna della Coppa dello Scudetto alle ragazze, alla Juventus Women. Leaders, l'hashtag con il 3 al posto della E per il terzo scudetto consecutivo in 3 anni di esistenza. È stato assegnato d'ufficio alla squadra prima in classifica, sebbene il campionato fosse da concludere e le ultime 6 partite non sono state giocate, però è stato uno scudetto ritenuto da tutti, ma anche dalle avversarie, meritato. Non c'è stata praticamente non c'è stata discussione. Io non ero estremamente d'accordo, perché ero convinto che la Juventus avrebbe vinto il campionato sul campo, ma in questo momento la classifica non era così perentoria. Fatto sta che è stato assegnato questo scudetto, breve cerimonia solitaria con le calciatrici e pochi altri
nell'Allianz Stadium vuoto di giorno, la consegna di questa coppa con le ragazze che poi si sono anche divertite in qualche siparietto in mixed zone e in giro insomma per lo stadio. Purtroppo un'anticipazione di quello che tra l'altro vedremo stasera, la premiazione della Juventus maschile per lo scudetto, il 38esimo, il nono consecutivo in uno stadio vuoto, ma appunto in quel contesto al microfono di Enrico Zambruno, Stefano Gbraghin ha detto una frase molto chiara. Intanto ha detto che stanno già lavorando per i prossimi 6 o 7 anni al futuro della Juventus Women, con le giovani calciatrici che vengono mandate in prestito, ma già consapevoli di che cosa sia la Juventus, in modo tale che quando sarà il loro turno di giocare sapranno già che tipo di contesto si troveranno ad affrontare, a vivere e di cui essere protagoniste. Quindi si sta già pensando alla Juventus 2.0, Juventus Women 2.0, ha detto Stefano Gbraghin. Lungimiranza veramente a pacchi, da vendere al chilo, roba impressionante. E questa è una cosa molto importante. Poi ha detto abbiamo lavorato tanto sulla continuità, c'è tanto in questa squadra di gruppo, di coesione, e quindi anche sul mercato abbiamo fatto pochissimi ritocchi, perché questa squadra è difficilmente migliorabile a livello di gruppo, e io ve lo posso testimoniare perché seguo da 2 anni tutte le calciatrici della Juventus Women sui social, e sono veramente una gioia, sono di una amicizia, coesione, lealtà continua, costante, ma sempre vanno in vacanza insieme, escono insieme, festeggiano le lauree insieme, sono squadra dentro e fuori dallo spogliatoio, una cosa meravigliosa, un gruppo di amiche, un gruppo di amicizia vera, e questo è molto molto importante se vuoi raggiungere gli obiettivi, ed è secondo me la forza principale di questa squadra. Ma dicevo, la cosa fondamentale che ha detto Stefano Gbraghin è che io fin dall'inizio della stagione, fin da prima dell'inizio di questa stagione, ho detto alle ragazze: noi non dobbiamo difendere il titolo di campionesse d'Italia, perché difendere qualcosa di già acquisito equivarrebbe e significherebbe accontentarsi. Noi dobbiamo vincerne degli altri, che è una cosa molto diversa. Grazie per la vostra attenzione, ditemi come la pensate nei commenti su questi tantissimi contenuti, veramente ci sarebbe tantissimo altro tempo da spendere, forse 18 ore a parlare di Andrea Agnelli, di Andrea Pirlo e anche di Maurizio Sarri. Completate il contenuto che vi ho offerto con le vostre idee e mettete like al video se vi è piaciuto, iscrivendovi al canale e attivando la campanella delle notifiche per i prossimi video. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!